Non era una cattedrale nel deserto. I fondi di riserva del Teatro Vittorio Emanuele esistono e possono essere utilizzati per ripianare i debiti fuori bilancio che ammontano a circa 900.000 euro. Il Dipartimento regionale di Turismo e Spettacolo ha concesso l'autorizzazione all'ente di poter attingere dal famoso tesoretto pari a circa 1,5 milioni di euro, chiamato in soccorso dal presidente Maurizio Puglisi e definito virtuale dal sovrintendente Gidio Bernava. La lettera del governo regionale è pervenuta pochi giorni fa, ma va suffragata dal parere dei revisori dei conti che dovrebbe essere chiesto entro oggi per poter sciogliere qualunque dubbio la prossima settimana. Puglisi convocherà il consiglio d'amministrazione tra martedì e mercoledì prossimo per approvare finalmente il bilancio consuntivo e sviluppare le procedure del previsionale. La fattibilità di usare anche il 50% dei fondi di riserva accumulati dalle precedenti stagioni è palpabile e metterebbe una pezza al disavanzo. La stagione teatrale può partire solo con l'ok dei revisori, che dovranno valutare i documenti contabili revisionati dagli uffici preposti alla regione, faldoni corposi da analizzare pagina per pagina con le dovute correzioni in virtù del tesoretto. Le vecchie carte relative ai bilanci sono già transitate alla Procura della Repubblica come atto di accertamento contabile standard, un ragionamento rafforzato sia dal sovrintendente che dal presidente. La programmazione è stata già articolata dai direttori artistici Ninni Bruschetta e Giovanni Renzo e sarà coperta fino a dicembre con 160.000 euro già previsti. La richiesta del mutuo di Bernava per l'ente è ancora allo studio dell'assessorato regionale all'economia, ma rappresenta una prassi molto più lunga e complicata. Intanto le responsabilità finanziarie ricadono sul management, per cui il piano economico va risanato dall'ente.